Beh, partita completamente diversa. Drake ha iniziato a far canestro e ha fatto un primo quarto stellare, però dall'altra parte noi in difesa abbiamo concesso molto poco, aggressivi, 4 falli subito, va bene che un paio erano tecnici, però voglio dire, forse esagerata questa tensione in cui ci siamo giocati con questi tecnici, però meglio così che non avere una squadra moscia. Perciò la partita è andata così, abbiamo tenuto, si è creato questo divario e poi la partita è finita. Grande intensità subito, ma non solo. No, beh, sicuramente l'abbiamo fatta bene, perché poi in attacco, come vi ho detto, Drake il primo quarto è infallibile. E però in difesa molto bene, abbiamo subito qualche penetrazione, però voglio dire, un'altra storia rispetto alla partita. I playoff sono partite diverse una dall'altra, e mercoledì e la prossima partita venerdì a Brindisi sarà ancora un'altra partita e tutto, perciò voglio dire, dobbiamo subito prendere il buono, cancellare tanti playoff, o un punto come la prima o più di 20 come adesso, il risultato è uguale, perciò non c'è da niente. Prego. Sì, speriamo sempre, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo fatto delle partite, adesso sono partite da dentro fuori, cioè voglio dire, ci siamo caricati anche all'inizio di falli, di tutto, però ci sta anche in questo. E l'importante è che la gente non si tolga quando inizia ad avere 2 falli, 3 falli e smette di difendere, questo è il brutto che non ci piace, però c'è stata questa intensità, è logico che un'intensità corroborata dal primo tempo con i canestri da 3 abbiamo creato questo gap, poi è logico che è facile giocare anche con un gap così. C'è 3 falli di Gordon subito, però possono essere anche visti come un problema nell'ottica della, diciamo, della gestione del giocatore. No, beh, lui, voglio dire, è nervoso, però siccome lui deve stare attento ad avere queste reazioni, perché queste reazioni non si fanno, siccome non è la prima volta, è un ragazzo ancora giovane e tutto, probabilmente non si sentiva un po' arrabbiato per il fischio, però c'è modo e modo di reagire in quel momento, quello lì è una reazione sbagliata completamente, però voglio dire, abbiamo avuto sicuramente una bella presenza di Ben sotto canestro nostro, che ci ha fatto un po' da ombrello in certe situazioni, perciò voglio dire, qualcosa in più l'abbiamo messa. Per gara 3 a Brindisi, che probabilmente non sarà così in discesa come oggi, come curerai l'aspetto mentale? Beh, io penso che non è che penso squadra mentale, se noi penso che dovremmo cancellare subito questa qua e ritornare alla partita che praticamente era quasi persa, la prima, cioè bisogna capire nei playoff che tutto è passato, cioè voglio dire, noi abbiamo anche esperienze negative che diamo per scontato delle cose, no? Perciò voglio dire, ogni partita ci dobbiamo giocare questa partita, la prossima partita alla morte, e basta cercare di vincere la prossima partita. Poi se ci riusciamo bene, se no abbiamo un'altra possibilità di giocare e vincere a Brindisi. Però io penso che a questo punto non sia più da ricaricare i giocatori. Penso che i giocatori, se non sono carichi in questo momento, come ho detto, c'è un altro sport. Questi sono i playoff di pallacanestro, non è che siano un torneo estivo che vuoi caricarli, o un torneo preciso. Questi sono i playoff, certe volte li devi anche stemperare le tensioni, perciò voglio dire, comunque è questo. È stato anche facile questa volta, onestamente, voglio dire, quando si è creato questo gap qui, poi sapete che a me non mi piace giocare delle partite per creare questo gap esagerato, perché bisogna avere sempre
il rispetto anche dell'altra squadra, perciò non mi piacciono le scene di giubilo o non di giubilo, ci si esalta quando si passa al turno di playoff, perché adesso questo ne abbiamo vinte due, ce ne serve vincere ancora una, non è che siamo passati il turno, c'è ancora da vincere una partita, perciò con i piedi per terra, stare lì e pensare alla prossima. Posto? Grazie. Sera. Diciamo che Sassari ha giocato molto bene, ma in particolare Derek Diener ha spaccato la partita subito. Non so quanto abbia fatto nei primi 10, 12, 13 minuti. 7 sono al primo quarto, non siamo riusciti a fermare in nessun modo, abbiamo provato anche a fare zona, cambi per cercare di fermarlo, a parte un paio di volte in cui sulla normale rotazione è capitato che fosse libero, però ha fatto anche dei tiri veramente di alto coefficiente di difficoltà e lui veramente ha spaccato la partita, oltre a mettere poi in ritmo e in tranquillità tutta la squadra. Quindi in più credo anche che forse ha un po' influito l'abitudine che ha più Sassari di giocare partite ravvicinate, in questo la coppa giocata aiuta e l'esperienza ovviamente di questi ragazzi di Sassari che hanno già fatto altri playoff, a differenza di quasi tutti i miei giocatori che sono nella prima esperienza, e quindi la difficoltà nel ritrovare le energie soprattutto nervose da una partita all'altra. Dopo una buona partita di gara 1 è stata evidente proprio la difficoltà dei miei ragazzi di entrare in gara, e invece la voglia che aveva Sassari di aggredire la partita con Drake Dine che ha ovviamente spaccato la partita. Quindi questo è in grande sintesi, ma credo l'analisi della partita. Sapevo che avendo vinto gara 1 potevano essere più sciolti, erano molto sciolti, anche troppo. E mi aspettavo che fosse un po' più sereni, perché in effetti magari in gara 1 c'era un po' più di tensione. In gara 2 speravo che... Mi immaginavo una sfuriata iniziale, però onestamente Diner ha fatto qualcosa che è andato un po' al di là, penso che sia un record fare quello che ha fatto lui in 10 minuti, purtroppo non siamo riusciti a tamponarlo. E ripeto, anche la difficoltà nostra di probabilmente interpretare queste partite, un giorno sì, un giorno no, ci vuole esperienza, ci vuole ovviamente l'abitudine, che ripeto sa essere costruito con la Coppa, e anche perché ha giocatori di una certa esperienza che questi playoff li hanno già giocati. Si va a gara 3, quindi ovviamente siamo a casa da noi, e ovviamente il fatto che parliamo di Trento, che perdiamo di uno, cambia poco, siamo 2-0 per Sassari, però siamo a casa nostra adesso. Altre domande? Grazie a tutti. Grazie. No, grazie mille. Ovviamente era una bella giornata per me e anche per la squadra. Abbiamo giocato bene in difesa. La nostra difesa all'inizio della partita era molto forte, e questo per noi è un chiave, perché giochiamo in transizione. Giochiamo più libero in attacco, e per due gare contro Brindisi, l'ultima gara di campionato e la prima gara di playoff, non ho tirato molto perché non ho trovato molto spazio, e stasera un po' diverso, perché giochiamo un po' più in difesa e giochiamo un po' più in transizione, e quando giochiamo così, quando passiamo la palla, giochiamo un bello pallacanestro. Quello che colpisce la palla,
Sì, no, questo era bellissimo per noi. In gara 1 abbiamo giocato forte in difesa solo per forse gli ultimi 10 minuti, 12 minuti, e per questo abbiamo vinto. Forse sappiamo che questo è il chiave per battere Brindisi. Brindisi per due gare, l'ultimo del campionato e gara 1, hanno giocato molto forte in difesa e era molto difficile per noi. So, la chiave per noi è per giocare in difesa e giocare in transizione e un po' più libero. Se giochiamo in difesa così, siamo un'altra squadra. Ecco una curiosità. Prego. Molto diverso perché giochiamo in Brindisi. Brindisi è un campo difficile per giocare. Loro hanno tifosi buoni e sappiamo che loro restano pronti per noi e per battere. Dobbiamo dimenticare questa notte e lavoriamo in più per gara 3. Dicevo, una curiosità, tu fai tante cose bene in questo sport, ma qual è quella che ti riesce peggio o quella che addirittura non sai fare? C'è qualcosa? No, non voglio dire, perché forse qualcuno sta ascoltando e forse quando ritiro parlo di mia cosa negativa, sì. Ok. Patrick, c'era molta tensione oggi in campo. Nel primo quarto ci sono stati due tecnici, sì. Due sportivi. Sì, forse perché gara 1 era molto intensità e per questo tutte le due squadre hanno iniziato la partita in questo modo, e questo per noi è importante per giocare così. Qualche volta abbiamo giocato troppo lento, troppo non fisica, e quando giochiamo in quel modo è più difficile. Grazie. Ciao. Sì.